Allora, con il coach Spanakis, al termine della semifinale di Coppa Italia, passa Roma, 28 gennaio a Bari la finale. Mister, la sua prima finale in A2, che emozione? Emozione immensa, una gioia infinita portare questa società, questo gruppo in finale. Abbiamo provato per 2 anni, ci siamo fermati l'altro anno qui in semifinale e quest'anno finalmente l'abbiamo realizzato. Io sono non felice di più, ma soprattutto per essere riuscito a portare questi ragazzi fino a quel punto, perché è un gruppo, io gliel'ho detto, il gruppo più bello che io abbia mai allenato. Ci sono tanti bei ricordi, non voglio togliere nulla ai ragazzi che ho allenato finora, ma veramente questi danno l'anima ogni giorno in palestra, e credendo in questo sogno, non ci siamo mai detti quale fosse il sogno, ma lavorano tutti i giorni per realizzarlo. E dopo una partita come quella di domenica, dove di nuovo in vantaggio 2-1 con una squadra eccezionale come questa di Santa Croce, perché va dato merito agli avversari che hanno disputato oggi una partita incredibile, una pressione sulla fase break pazzesca. Per qualche istante si è visto un livello di gioco che io penso sia tranquillamente riportabile in A1. Quindi doppiamente felice di aver vinto una partita del genere. Mister, torniamo a ieri sera, alla sua notte di ieri. Ecco, se dovessi inquadrare un fondamentale che ha aggiustato rispetto alla scorsa partita, oppure un aspetto anche psicologico che è riuscito a portare, insomma, i ragazzi oggi alla vittoria rispetto alla partita di sabato scorso? Ma io ho cercato di riportare un po' di serenità in questi ragazzi che fino adesso hanno fatto un percorso straordinario e per un attimo, per un secondo hanno pensato che tutto fosse dovuto, invece no. Questi sono ragazzi che hanno i loro limiti come tutti, emotivi e tecnici, e invece li hanno superati, li hanno affrontati. E se devo pensare a qualcosa, ecco, abbiamo parlato molto in questi giorni dei contrattacchi, delle tante difese fatte, le alzate che non erano all'altezza delle difese, e quindi che dovevamo osare un pochino più in quella cosa lì. E avere tanta pazienza nel cambio palla, perché questi tra battuta, muro, difesa mettono una pressione imbarazzante, quindi se sei fragile mentalmente prima o poi incorri nell'errore. Quindi sapevamo che dovevamo gestire bene tutte quelle palle che non erano perfette, dove dovevamo cercare un obiettivo tattico per poter ottenere il punto su azione lunga. E in più il lavoro che abbiamo fatto sul loro posto, che è straordinario, un giocatore straordinario, e che è passato, ho visto prima dai scout, da 38 punti di domenica ai 24 di oggi, quindi l'abbiamo contenuto meglio e sappiamo che, ecco, è uno che non puoi annullare, ma puoi cercare di limitare, e per loro è sicuramente un terminale d'attacco fondamentale. Ah, mister, di solito si dedica un trofeo, io invece credo che questo sia già un trofeo per questa società, quindi una sua dedica particolare per questa finale raggiunta, chi la vuole fare? Io, vabbè, innanzitutto alla famiglia, ai miei figli che purtroppo stasera non sono potuti essere qui, però la mia famiglia, mia madre, mio padre, mia moglie soprattutto, che mi sopporta tutti i giorni, e i bimbi che sono la mia vita. E detto questo, lo dedico ai ragazzi, perché veramente oggi hanno messo il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, e niente, posso fare solo un bravo a loro, che sono loro che ci hanno portato questa società in finale. Allora, buon Natale a lei, buon Natale ragazzi, a voi e a presto.